Allora, quest'anno in fiera qui a Monaco presentiamo alcuni prodotti nuovi per la nostra azienda e nuovi anche per il mercato. Allora, la tendenza, diciamo, dei pannelli sta andando verso aumentare l'efficienza, aumentare la potenza unitaria di ogni modulo. Come si può aumentare? Allora, una tecnologia che oggi è molto in voga è la mezza cella. La mezza cella permette di recuperare perdite, diciamo, di passaggio per corrente. Questo qui è un pannello da 335 watt sulla dimensione del 60 celle, monocristallino PERC, multi-wire, a 12 fili di contatto. Allora, questo è uno dei pannelli che ha un ottimo rapporto efficienza-prezzo. Se dobbiamo parlare proprio del top di efficienza come pannello solare che stiamo presentando, è questo qua, è l'XT-Power. L'XT-Power andiamo ancora su una tecnologia ancora più nuova, dove la cella viene divisa in 6 parti e vengono sovrapposte queste parti. Che cosa succede? Le perdite per passaggio di corrente vengono drasticamente ridotte, e non ci sono più ribbon nel pannello, l'efficienza si alza tantissimo. Quindi questa è una tecnologia nuova, ma che sarà quello che è il futuro. Quindi noi già siamo pronti per il futuro. Un altro prodotto, andiamo di là, un altro prodotto che è presentato per la prima volta in, diciamo a livello mondiale, è il pannello con il backsheet coolback. Coolback che vuol dire il dietro freddo. Allora, raffreddando il pannello, soprattutto nelle zone dove c'è un'alta temperatura, oppure estate, sud Italia, centro Italia, ma soprattutto anche nel deserto, eccetera, abbiamo aumenti di efficienza su un pannello assolutamente standard che vanno dal 5 all'8%. Questo qui, diciamo, non aumentando per niente i costi del pannello. Perché? Tutto il, diciamo, la tecnologia usata per fare questo coolback è stata fatta con alluminio sottilissimo, con dei particolari passaggi di aria, e non c'è più bisogno della cornice, e quindi si ha sullo stesso costo un pannello che recupera da un 5 all'8% di energia, il che renderà gli impianti, soprattutto quelli a terra e di grandi dimensioni, molto più competitivi, molto più convenienti, soprattutto guardando anche alla grid parity, ovvero fare corrente senza avere sussidi.